ciao, ci vediamo. Va bene, ciao, ci vediamo. Montellicche. Saluti la Giusi. Esatto. Signore e signori, Mr. Salvo Ficarra. Salvo Ficarra. Torna. Salvo. Eccoci. Buonasera, benvenuti. Salvo Ficarra. Salvo Ficarra. Sono... Sì, torna sul palco Prem Rawat. Mi ottenisse sembra lo stretto, tu sei un grande piccoletto. Salve Ficarra. Grazie dell'accoglienza. Non è che sono da solo, ecco, diciamo che... I'm not here by myself. Dovevo venire con Picone per questa serata di pace. I was supposed to come with the Picone for this evening of peace. Ma poi abbiamo litigato. We fought each other. E quindi sono venuto da solo. So I came by myself. E allora, in questo caso, come dire, ho dei quesiti. So I have some questions. Uno, il primo, che è stato selezionato, arriva dal Nepal. The first one has been selected comes from Nepal. È bello quando dice le cose in inglese, sembra che sto dicendo delle cose interessanti. Sounds nice when he speaks English, it sounds like I'm saying something interesting. Dal Nepal, uno scampato al terremoto ha inviato questo quesito. A survivor from the earthquake has sent this question. A seguito del disastro del terremoto in Nepal abbiamo sofferto molto e alcuni di noi hanno perso tutto. We suffered a lot from the earthquake and we lost everything. Ancora tanti pensieri mi vengono in mente. And lots of thoughts come to my mind. Ho avuto la possibilità di sentire parlare di pace. I had the opportunity to hear about peace. Ma come possono i miei dolori e preoccupazioni andare via? But how can my worries and problems go away, fade away? Well, first of all, my heart goes out to all those people who were caught in this incredible tragedy in Nepal. Innanzitutto vorrei dire che il mio cuore è rivolto a tutte le persone che sono state sopraffatte da questa terribile tragedia del Nepal. There is a statement being made. C'è un'affermazione che è stata fatta. You are alive. Voi siete vivi. Yes, you have been through a lot. Sì, avete dovuto sopportare molte cose. And a new day comes. E viene un giorno nuovo. And you are alive. E tu sei vivo. Somebody is saying something to you. Qualcuno ti sta dicendo qualcosa. Something is saying something to you. Qualcosa ti sta dicendo qualcosa. Move. Muoviti. Embrace the new day. Abbraccia il nuovo giorno. And do whatever you can. E fai tutto quello che puoi. To help others. Per aiutare gli altri. Continue the journey. A continuare il viaggio. Your journey is not over yet. Il tuo viaggio non è ancora finito. Bravo. Dal Sudafrica abbiamo un interrogativo che è giunto da un posto molto particolare. We have a question from South Africa and a very special place. Che è il carcere di Zonderwater. It's a Zonderwater prison. Un carcere di massima sicurezza. High security prison. E so che lei è stato recentemente in questa prigione per incontrare i detenuti e uno di questi chiede, con una logica molto comprensibile. I know that you've been there to meet the inmates, and one of these inmates asks this question, and I can really understand his logic. Lei è una persona che ha scelto di dedicarsi al tema della pace, persegue la pace. Said you are a person who decided to dedicate yourself to peace, and you pursue peace.
Ma se a lei o alla sua famiglia dovesse capitare di essere vittime di un crimine violento, proverebbe ancora un sentimento di pace? But should you or your family be subject to a violence by someone, would you still feel peace at that time? This is a very interesting question. È una domanda molto interessante. Because in a way what he's asking, perché in un certo senso quello che sta chiedendo, are human beings feel peace, se gli esseri umani che sentono pace don't feel other emotions, non sentono altre emozioni. Just because I feel peace, soltanto perché io sento pace, that does not mean, questo non significa, that if somebody harmed my family I would not get angry, che se qualcuno facesse del male alla mia famiglia io non mi arrabbierei. But I need to come from a place of strength. Ma ho bisogno di raccogliere tutta la mia forza. I am a human being. Io sono un essere umano. And I have to make a decision. E devo prendere una decisione. Do I let my anger destroy me? Permetterò alla mia rabbia di distruggermi? Or do I allow my peace? O permetterò alla mia pace to succeed? Di avere successo. In fact, in effetti, I was in a situation. Sono stato in una situazione. And many times, e molte volte. Not just once. Non soltanto una volta. But I was in a situation. Sono stato in una situazione. Where somebody actually held a gun. In cui qualcuno di fatto ha puntato una pistola. To me and my family. Contro di me e la mia famiglia. That time I had one daughter. Very tiny. A quel tempo una delle mie figlie era molto piccola. And I was held at gunpoint. E sono stato minacciato con una pistola. And I think many times about that. E ci penso molte volte a questa cosa. And for me to stand here and say, oh, I loved it. E dire qui che quanto mi è piaciuto. Would be telling you a complete lie. Vi direi assolutamente una bugia. But let me tell you one thing. Però vi voglio dire una cosa. There was a guy. C'era un uomo. And he used to go from door to door. Che andava di porta in porta. Selling things. A vendere cose. This really happened. Questo è successo davvero. So he used to carry a backpack. E andava in giro con uno zaino. And wherever he went. E dovunque andasse. He had some DVDs of me. Aveva dei DVD di me. Speaking and some literature. Io che parlavo e aveva anche degli opuscoli. So he would go door to door selling things. Andava di porta in porta a vendere delle cose. And one day when he was doing this, e un giorno mentre faceva questo, he lost his backpack. Ha perso il suo zaino. Somebody stole it. Qualcuno gliel'ha rubato. So the guy went looking. I mean, whatever little samples he had were in that backpack, so he went looking for his backpack. Dunque è andato in giro a cercare il suo zaino con gli oggetti che aveva da vendere. And searching. E cercando. He came across a guy. Ha incontrato uno. Sitting on the side of the road. Seduto sul fianco della strada. With his backpack. Col suo zaino. Going through the literature. Che si leggeva gli opuscoli. And so he came up to him. È andato da lui. And said, "Hey, you stole my backpack." E ha detto, ma tu mi hai rubato lo zaino. And the thief said, e il ladro disse, "This is the best thing I've ever stolen." Aveva ben iniziato, vedete? Trovi avanti a re dello stornello.